Penso il nostro mondo nasconda più misteri di quanti ne potremmo mai trovare. Frase scontata, vero? Ma sapete che parte di questi misteri, misteriosamente misteriosi, sono creati dagli esseri umani stessi? Perché, ad alcuni prima di morire piace tantissimo non finire, che ne so, di scrivere un libro o creare cose bizzarre, come la Pasqualita. È un manichino di una donna vestita da sposa, esposto il 25 marzo 1930. I passanti i primi tempi sono, passati di lì, come ogni giorno, quando all'improvviso alcuni hanno notato delle cose inquietanti. È scoperto una storia forse raccapricciante. Benvenuti sul mio canale, intanto ciao a tutti dal vostro top tenner di quartiere che vi porta una storia sedurayato come sempre. Se anche voi lo siete, cominciamo il prima possibile, che così anche oggi farete dei bei sogni domani, come me. No dai, spero di no. A quanti di voi piace il film La sposa cadavere? Oggi parleremo di qualcosa di molto simile, riguardante un manichino nel paese di Chihuahua in Messico, chiamata la Pasqualita. Ma andiamo con ordine. Quasi ogni madre nel mondo ha un amore incredibile per le proprie figlie, un amore che fino alla fine dura come poche cose sul nostro pianeta. Nemmeno l'amore di un fidanzato può sostituire quello di una madre. Forse per questo motivo Pasquala Esparza ha deciso di tenere viva la sua imbalsamandola. Era la proprietaria di un modesto negozio in centro, la sua vita era tranquilla e sua figlia era cresciuta come una vera donna con valori che potevano metterla in cima alla lista di qualunque uomo. Alla fine aveva però trovato quello giusto, il loro matrimonio era alle porte e Esparza era al settimo cielo, aspettava questo giorno da tantissimo, ma forse era meglio non arrivasse mai. Dopo mesi di preparazione finalmente tutto era pronto. Ecco la cerimonia dei sogni, banconi allestiti con dei fiori bianchi, cibo buonissimo e invitati da ogni parte del paesino. La sposa stava per uscire vestita con il suo abito bianco, che la faceva sembrare una dea agli occhi della madre. Ma un piccolo problema era insorto. Non era arrivata all'altare. Volevano tutti sapere cosa fosse successo e quindi andarono a controllare, scoprendo una verità scioccante. Era morta. A terra, priva di vita. L'intervento dei medici fu inutile, non respirava più. Secondo le analisi era stata morsa da una vedova nera. Pasquale Esparza si rattristì. Per giorni e giorni non parlò più con nessuno e non aprì nemmeno il suo bellissimo piccolo negozio in centro di cui andava tanto fiera. Era rinchiusa lì dentro però, a fare qualcosa, qualcosa che avrebbe completamente sconvolto le persone del luogo. Un giorno aprì di nuovo il negozio. Era tutto in ordine, pulito e liberato dalla polvere, con una piccola inquietante aggiunta, un manichino in vetrina con l'abito da sposa della figlia. All'inizio nessuno notò nulla di strano, era solo un ricordo in onore della figlia, ma piano piano i più curiosi videro cose che in un manichino normale non dovevano esserci. La sua pelle era troppo realistica, simile al colore cadaverico di un corpo senza vita, e le mani, erano consumate e troppo vere. Aveva anche vene varicose sulle gambe, anzi ancora oggi, perché è esposto ancora in quel negozio, in quella città. La madre aveva davvero imbalsamato sua figlia. Questa storia venne sparsa in giro e Pasquala venne ritenuta pazza. Lei però continuava a negare tutto, diceva che era un semplice manichino creato in onore della figlia, ed era molto realistico, e basta, ma nessuno ormai le credeva. Da allora le storie sul suo conto sono diventate una vera leggenda urbana. Sembra che addirittura segua con gli occhi chiunque la fissi a lungo. L'influenza di questi racconti condizionava anche le commesse del negozio. Una di loro ha detto: «Ogni volta che vado vicino a Pasqualita le mie mani cominciano a tremare e sudare. Le sue sono molto realistiche e ha anche vene varicose sulle gambe. Credo sia una persona reale». Avete mai pensato a cosa potrebbe esserci nel Netflix del Giappone o in quello degli Stati Uniti? Io a volte sì, e in effetti ho scoperto che negli Stati Uniti hanno molte, ma molte più cose di noi, circa il 40% in più, film o telefilm unici che non vedremo mai, a meno che non usiamo un VPN, proprio come CyberGhost. Però questa è differente dalle altre, ho deciso di accettare la loro proposta di sponsor perché a mio parere è la più completa. Siete completamente protetti quando navigate in internet, potete guardare ogni genere di film o telefilm in ogni genere di lingua, di ogni genere di paese, utilizzando magari i sottotitoli su moltissime piattaforme diverse, quindi non solo Netflix, ed eccone alcune. L'applicazione di CyberGhost è disponibile per Windows, Mac, iOS, Android, Amazon Fire Stick, Linux e altri ancora, e con un solo account potrete proteggere 7 dispositivi diversi.
Se volete provare almeno una volta l'ebbrezza di essere i primi a vedere un film che in Italia magari uscirà l'anno prossimo, iscrivetevi utilizzando il codice che vi lascio in descrizione, così da pagare solo 2 euro al mese, il miglior prezzo finora sul mercato, e nel caso non siate contenti entro 45 giorni potrete chiedere la restituzione del vostro denaro. E ovviamente l'assistenza clienti è disponibile per ogni problema di configurazione, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e in 4 lingue diverse. Ma come detto prima, tutto ciò è frutto di leggende e dicerie, forse il manichino più realistico mai visto, ma chi lo sa se la pelle è di quella di una giovane donna morta. L'attuale proprietario del negozio, un certo Mario Gonzales, nome più generico non si poteva, la ama, ama Pasqualita, è ancora in esposizione in bella mostra nella vetrina e questo fa bene ai suoi guadagni, perché ogni anno tantissime persone vengono a farsi una foto, entrano nel negozio dopo aver sentito questa leggenda. La cosa più curiosa è che quando gli viene chiesto se quel manichino è vero o meno, risponde in modo molto vago, lasciando il cliente nel dubbio. Solo lui e poche altre persone sono autorizzate a toccare quel manichino. E oggi concludiamo qui, che dire, davvero assurde alcune storie e alcuni lasciti lasciati da alcuni esseri umani. Noi ci sentiamo alla prossima, gente, stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.